Ciao a tutti, io sono Floriana e oggi prepareremo insieme una ricetta perfetta per il pranzo, veloce in casa o fuori. L'insalata di farro con tonno, pomodorini e una salsa di menta che dona una marcia in più e un profumino davvero irresistibile a questo piatto. Quindi dai, iniziamo a prepararlo insieme. Iniziamo la preparazione partendo dal farro che dovremo cuocere in abbondante acqua bollente salata. Mescoliamo quindi con un cucchiaio e facciamo procedere alla cottura per circa 10 minuti. Nel frattempo prepariamo i pomodorini che dopo aver lavato dovremo ridurre a metà o se sono più grandi anche in quarti. In questo modo. Ed ecco pronti i pomodorini. Dedichiamoci ora alla preparazione della salsa alla menta e partiamo dal limone che dovremo dividere a metà e dovremo ricavarne parte della scorza facendo attenzione a non intaccare la parte bianca e la polpa. Nel mio caso la polpa di mezzo limone, ma se preferite potete anche utilizzare la polpa di tutto il limone. Dovremo pelarlo a vivo in questo modo. Adesso all'interno di un frullatore aggiungiamo dell'olio extravergine d'oliva, la polpa e la scorza del limone che abbiamo appena ricavato, delle foglioline di menta fresca, del sale e anche un pizzico di pepe nero. Frulliamo quindi tutto così da ottenere una salsa più o meno liscia, a seconda dei vostri gusti. Possiamo ora condire il farro ormai ben sgocciolato con del tonno sott'olio i pomodorini e la salsa alla menta. Mescoliamo il tutto così da amalgamare bene tutti gli ingredienti. Ed eccola qui la nostra insalata di farro con tonno, pomodorini e salsa alla menta, profumata e dal gusto fresco. Da provare! Vi lascio ora il riepilogo di tutti gli ingredienti. Alla prossima! La trovi su tuorlorosso.it.